Buongiorno dal TG Reb. Una tempesta che travolge la diplomazia americana, quella scatenata dal sito WikiLeaks, che ha diffuso migliaia di documenti riservati dalle sedi diplomatiche statunitensi nel mondo. Nei dispacci, critiche e impietosi giudizi sui leader di mezzo mondo, pressioni sui governi stranieri, funzionari dell'ONU incaricati di spiare il segretario generale. Ma le rivelazioni non sarebbero finite. Infatti, nella giornata di ieri, il gruppo di studio WikiLeaks del progetto Rebeldia ha diffuso una nota in cui sostiene che nei documenti riservati sarebbero presenti rivelazioni che riguardano l'amministrazione comunale di Pisa. Vediamo su questo il servizio di Giorgio Colomba. Grazie per la linea. Giudizi sferzanti su aspetti politici e privati dei grandi della terra. All'interno delle 15.000 pagine dei documenti riservati rivelati dal sito WikiLeaks, numerosi riferimenti all'Italia, non solo a politici di levatura nazionale, ma anche ad amministratori locali. Le indiscrezioni non risparmiano neppure gli esponenti del Partito Democratico, come il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. A quanto trapela, l'immagine del sindaco è radicalmente cambiata. Una nuova montatura di occhiali per rilanciare il look del primo cittadino pisano. Ma la notizia più eclatante riguarderebbe la querelle fra il progetto Rebeldia e il comune, di cui potete vedere un plastico a grandezza naturale. Nonostante quanto sostenuto ufficialmente dall'amministrazione comunale, la proposta di trasferimento del centro sociale in via Saragat non sarebbe affatto a costo zero. L'affitto dell'immobile che Palazzo Gambacorti sostiene essere gratuito per i primi 18 mesi nasconderebbe i costi della bonifica dell'area di proprietà privata, costi che ammonterebbero a ben 90.000 euro, che graverebbero chiaramente sulle casse pubbliche. Ci si domanda quali potrebbero essere le conseguenze diplomatiche di queste rivelazioni, soprattutto in vista della prossima seduta della CUT, Conferenza Università Territorio. Dai documenti trapela infatti che il Consiglio Territoriale di partecipazione, il CTP, abbia stretto un accordo segreto con Palazzo Gambacorti. In cambio della partecipazione alla scelta del colore della prossima montatura degli occhiali del sindaco, i rappresentanti del CTP sosterranno la posizione ufficiale dell'amministrazione comunale, evitando di riferire le numerose voci a sostegno del trasferimento di Rebeldia all'ex ASNU. Un ulteriore documento, ancora in fase di decrittazione, riguarda invece le intenzioni del progetto Rebeldia. Pare che durante la seduta della CUT i rappresentanti delle associazioni proporranno una exit strategy che sarebbe ben vista dall'intelligence americana, più di quanto non fosse la proposta ufficiale del comune, in quanto non comporterebbe oneri aggiuntivi per la spesa pubblica. Sembrerebbe inoltre che il Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, avrebbe intenzione di spiazzare il PD pisano candidandosi allo scranno di Palazzo Gambacorti. Tuttavia questa ipotesi non sarebbe costituzionalmente compatibile con l'abuso di Bunga Bunga. Ma questa ormai non è più una notizia. Grazie per la linea, vi saluto. Grazie. Ma quali scioccanti rivelazioni si celano ancora nel server di WikiLeaks? Non potremo saperlo prima del 6 dicembre. A risentirci alla prossima edizione. Oh,